Riders e benvenuti dal vostro MEDORS! Continua la serie sulla tecnica moto e rispetto alla scorsa puntata in cui abbiamo parlato del motore monocilindrico, oggi raddoppiamo il numero di cilindri e passiamo così al bicilindrico, tipologia di motore decisamente più attuale e ancora largamente apprezzata al giorno d'oggi nei mercati storici come quelli europei e americani, così come in quelli asiatici. Facciamo però un salto nel passato, più precisamente nel 1894, a Monaco di Baviera, dove gli ingegneri Heinrich e William Hildebrand, specializzati nella progettazione di motori a vapore, fecero squadra con Alois Wolf Müller, utilizzando così per la prima volta nella storia del motociclismo il motore bicilindrico. Non credo che agli occhi nostri oggi sarebbe stato un grandissimo esordio, ma per l'epoca vedere in azione un mostruoso motore da 1489 cm3 e pesante 50 kg e erogare la bellezza di 2,5 cavalli a 240 giri al minuto fu un vero privilegio. Posata così la prima pietra, la storia del bicilindrico proseguirà, grazie a costanti evoluzioni che lo porteranno a pesare poco più di un motore monocilindrico, ma raggiungendo picchi di potenza superiori e con un'erogazione decisamente più fruibile, ma allo stesso tempo gratificante. Gli schemi costruttivi dietro al bicilindrico sono innumerevoli e sono dovuti a diverse sperimentazioni e scuole di pensiero motociclistico, provenienti da diverse regioni del globo e in diversi periodi storici, ma che nel corso degli anni sono arrivati a diventare dei veri e propri marchi di fabbrica. L'Inghilterra per il motociclismo è sempre stata una terra florida e anche nello sviluppo del bicilindrico ha dato il proprio apporto in primo luogo con l'industria meccanica J.A. Prestwich Industries, o conosciuta anche con il semplice acronimo JAP. Questa azienda, specializzata nella costruzione di motori a combustione interna, che fu tra l'altro la prima ad introdurre un V2 da installare longitudinalmente rispetto al telaio, che di lì a poco equipaggerà svariate case inglesi, fino all'inversione del trend, che vedrà i sudditi di Sua Maestà abbandonare lo schema V2 in funzione di un bicilindrico parallelo trasversale, che raggiunse lo stato di Kona nel 1959 con la Triumph Bonneville e che arriverà fino ai giorni nostri su questo modello. In Germania non restano a guardare e credono nelle potenzialità del bicilindrico, ma decidono di farlo a modo loro, abbassandone il baricentro e puntando su una conseguente manutenzione agevolata data dal motore contrapposto Boxer. È il 1923 e nasce un altro motore iconico. L'abbandono inglese del V2 lascia il campo libero agli americani, che negli anni 60 decidono di costruire attorno ad un V45 la propria fortuna motociclistica con il brand di Milwaukee Harley Davidson, divenuta una vera e propria icona grazie a questo motore dal sound e dall'erogazione caratteristica, in grado di far vivere il sogno alla Easy Rider a motociclisti di tutto il mondo. Negli anni 50 anche il bel paese ci mette del suo e in Italia ogni casa cerca di differenziarsi dall'altra, dando così vita ad una miriade di nuove concezioni bicilindriche. Rumi utilizza un motore bicilindrico parallelo orizzontale due tempi sulla 125. Moto Guzzi realizza il suo iconico bicilindrico a V90 trasversale. Ducati invece scrive la pagina più importante della sua storia con il bicilindrico ad L e la raffinata distribuzione desmodromica, due elementi tecnici che diventeranno veri e propri emblemi per la casa di Borgo Panigale. Negli anni 70 anche Moto Morini fece parlare di sé con la 3,5, che utilizza un motore a 6 marce longitudinale a V di 72 gradi. Menzione d'onore anche per il sollevante, con svariate case giapponesi che evolvono le moto protagoniste della Dakar da monocilindriche in bicilindriche, regalando al motociclismo dei modelli iconici che tutt'oggi vengono riproposti in chiave moderna, come ad esempio Honda con l'Africa Twin 1000 evoluta in funzione dell'Euro 5 1100, oppure la Yamaha Tenere. Dopo questa panoramica generale e storica, andiamo a vedere nel dettaglio questi schemi costruttivi. Partiamo dal bicilindrico parallelo o in linea fronte marcia, gettonatissimo da svariati costruttori di diversi continenti che hanno utilizzato questo propulsore su praticamente ogni genere di moto. È meno costoso da produrre rispetto ad un bicilindrico a V per via del minor numero di pezzi, e il principio dietro questo schema è molto semplice e prevede due cilindri paralleli, l'unica variabile è rappresentata dai perni di biella dell'albero motore a gomiti. La più classica concezione del bicilindrico parallelo prevede un manovellismo di 360 gradi con i perni allineati. Le fasi utili che avvengono durante l'espansione, ossia in fase di scoppio, sono distanziate uniformemente e si susseguono ogni 360 gradi di rotazione dell'albero motore. Su questa tipologia di motore però lascia desiderare l'equilibratura, che è quasi analoga ad un monocilindrico e che di conseguenza necessita di un controbilanciamento. In principio vennero impiegati dei contrappesi direttamente sull'albero motore primario per ridurre gli squilibri, ma questa soluzione verrà rimpiazzata successivamente adottando degli alberi ausiliari.
Passiamo al manuellismo di 180 gradi, particolarmente gradito e utilizzato dalle case giapponesi come Honda e Kawasaki. La prima ne ha fatto un vero e proprio cavallo di battaglia sulla gamma CB500, la seconda la utilizza sulla gamma 650, composta da Vulcan, Zeta, Ninja e Versys. Su questo motore, a differenza del 360 gradi, i cilindri non salgono e scendono assieme contemporaneamente, ma bensì un cilindro sale al punto morto superiore mentre l'altro scende al punto morto inferiore. Questa diversa configurazione non distanzia in maniera uniforme le fasi di scoppio e va avanti a cicli alterni di 180, 540 e 180 nuovamente per quanto riguarda la rotazione dell'albero a gomiti. E questa alternanza di fasi utili conferisce il suono galoppante a bassi regimi di rotazione del motore. Nei bicilindrici paralleli con manovella a 180 gradi, gli assi dei cilindri sono inevitabilmente ad una certa distanza tra loro e ciò genera una coppia non equilibrata che genera vibrazioni anche di entità importante. La soluzione consiste nell'utilizzo di un albero ausiliario controrotante munito di due masse eccentriche. E più recentemente ha preso piede anche il manovellismo di 270 gradi. In questo caso, mentre un pistone è un punto morto, l'altro si trova nelle vicinanze di metà corsa e si muove pertanto con una elevata velocità. Ciò si traduce in un intervallo di accensione irregolare, in cui il secondo cilindro spara 270 gradi dopo il primo, seguito da uno spazio di 450 gradi fino a quando il primo cilindro spara di nuovo. Questo è lo stesso schema di un motore bicilindrico a V di 90 gradi, ed entrambe le configurazioni hanno un suono di scarico simile. I pistoni in un motore bicilindrico parallelo da 270 gradi non sono mai entrambi fermi allo stesso tempo, come per un motore bicilindrico a V di 90 gradi, riducendo così lo scambio netto momentaneo tra la manovella e i pistoni durante una rotazione completa. I primi motori prodotti in ambito motociclistico di questa tipologia furono montati sulla Yamaha TRX 850 e sulla TDM del 96. Alcuni degli esemplari successivi sono la Triumph Thunderbird del 2009, la Norton Commando 961 del 2010 e la serie Honda NC700 del 2012, la Yamaha MT-07 del 2014, la Triumph Thruxton 1200 del 2016 e la Royal Enfield Interceptor 650 del 2018. E passiamo adesso al più tecnicamente raffinato, seppur costoso, motore bicilindrico a V, più difficile da realizzare ma altrettanto più godurioso da guidare e da sentir cantare, parere personale almeno. Anche qui si possono identificare gli angoli della V formata dai due cilindri in tre grandi gruppi, il V45, il V60 e il V90 o bicilindrico ad L nel caso di Ducati. Trasversale come su una moto Guzzi o longitudinale come su una Aprilia o su una Ducati, il V conferisce un fascino unico ai modelli che lo equipaggiano, oltre a caratteristiche di coppia a bassi e medi regimi ben superiori rispetto ad un bicilindrico parallelo. Inoltre, le dimensioni più compatte dello schema longitudinale consentono di contenere gli ingombri e di costruire ciclistiche raffinate, come ad esempio nel caso dell'SXV 450 di Aprilia, un bombardone motard bicilindrico vincitore di diversi titoli contro i tradizionali monocilindrici presenti nella categoria. Andiamo però per ordine e partiamo dal V45, motore divenuto il marchio di fabbrica di Harley Davidson, caratterizzato da cilindri estremamente lunghi in relazione al diametro, quindi con una corsa molto superiore rispetto all'alesaggio. Infatti questi motori utilizzano al massimo l'espansione della miscela aria-benzina, sfruttando la lunga corsa dei pistoni. Gli scoppi avvengono in rapida sequenza, scoppia il cilindro posteriore, poi dopo 45 gradi di rotazione dell'albero motore scoppia il cilindro anteriore, e in seguito l'albero motore ruota per un lungo intervallo senza che avvengano fasi utili. Da qui origina il particolare rumore dei motori Harley Davidson, inconfondibile. Passiamo al V60, molto caro agli aprilisti che con questa tipologia di bicilindrico a V fabbricato dall'austriaca Rotax e unito ad una ciclistica sopraffina dei modelli del compianto Ivano Beggio, hanno creato una vera e propria istituzione con la RSV e la Tuono V2, tanto da essere ricercati ancora oggi sul mercato dell'usato. Si tratta di un propulsore super quadro che utilizza 4 valvole per cilindro comandate da un doppio albero a camme in testa, azionato da un sistema misto di ingranaggi e catena. L'accensione elettronica è di tipo Twin Spark con due candele per cilindro. Si caratterizza per essere più compatto rispetto al V90, ma più sbilanciato in termini di vibrazioni ed equilibrio delle masse interne. Ma unito alla ciclistica Aprilia, fece della RSV 1000 un temibile avversario da battere nel campionato delle derivate di serie. E
Ed arriviamo al V90, motore utilizzato da diverse case motociclistiche in diversi modi, come ad esempio Moto Guzzi che lo monta trasversalmente rispetto al telaio, la cui caratteristica peculiare è la distribuzione ad aste e bilancieri, comandati da un albero a camme montato alla base dei cilindri. Il gioco tra le valvole e i bilancieri che le comandano emette il classico ticchettio, che unitamente allo scarico caratterizza il famoso suono del bicilindrico di mandello dell'aria. L'uso più comune dei motori bicilindrici a V con angolo di 90 gradi tra i cilindri avviene però con la disposizione longitudinale. La caratteristica di questo angolo dà un'equilibratura piuttosto buona. Al diminuire dell'angolo tra i cilindri la compattezza longitudinale migliora, ma peggiora l'equilibratura. In questo caso le soluzioni sono due: o si impiega un albero ausiliario, o si impiega un albero a gomiti dotato non di uno ma di due perni di manovella opportunamente sfalsati. Le fasi utili non sono uniformemente distanziate, ma si susseguono ogni 450, 270, 450 gradi di rotazione dell'albero a gomiti. La Ducati per anni ha trionfato nei campionati mondiali con bicilindrici a V, ma siccome un cilindro è posto quasi parallelo al terreno e l'altro leggermente inclinato all'indietro, in molti parlano di bicilindrico a L. Parlerò di questo specifico propulsore di Borgo Panigale e delle varie caratteristiche ad esso associate in un altro video dedicato esclusivamente a questa casa motociclistica, che vedrete però più avanti sul canale. E concludiamo questa lunghissima carrellata con il motore Boxer, il marchio di fabbrica BMW. Il vantaggio principale di questo propulsore è il naturale bilanciamento, in quanto le forze generate dal moto dei pistoni si annullano reciprocamente. Su questo motore si può eccettuare giusto una modestissima coppia non bilanciata, che però BMW ha pensato bene di eliminare, queste piccole vibrazioni inavvertite quasi, utilizzando un albero ausiliario. I motori boxer hanno un funzionamento straordinariamente rotondo e pastoso, anche in quanto le fasi utili risultano distanziate uniformemente, cosa che rende molto piacevole pure la tonalità di scarico. Questo motore è molto versatile, come possiamo notare dall'ampia gamma BMW, che utilizza questo tipo di propulsore su differenti modelli e tipologie di moto, eccezione fatta quando si ricerca la prestazione assoluta. E questo per il semplice motivo che disponendo il motore con i cilindri trasversali rispetto al telaio, è praticamente impossibile ottenere condotti di aspirazione dall'andamento ottimale ai fini della massima potenza, senza contare che anche in termini di ingombro e di aerodinamica, le teste del motore rappresenterebbero un ostacolo tra i cordoli. Tutto questo grande mondo fatto di schemi e passione è il motore bicilindrico che è riuscito a conquistare i motociclisti di ogni continente e a innalzare sulla vetta dell'Olimpo case motociclistiche che ancora oggi continuano a sfoggiare chi più e chi meno le radici del proprio glorioso passato. Quindi gente, questo è stato il secondo video di questa rubrica dedicata alla tecnica moto. Protagonista il motore bicilindrico, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere in un commento qua sotto che cosa ne pensate, se avete posseduto o se possedete una moto bicilindrica e che tipologia di motore adotta, o se avete determinate preferenze riguardo al bicilindrico. Inoltre, qualora non vi foste ancora iscritti al canale, vi invito a farlo attivando la campanellina per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti. E se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel pollice in su e a condividerlo con i vostri amici per aiutare la crescita del canale. Per il resto, noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Madog!